Salve ragazzi, Maestro Santini, la Tosa Escrima, Italia. Rispondo alle decine di richieste da parte di amici e seguaci di come allenarsi a casa con pochi metri. Allora, vi serve sicuramente la vostra coppia di bastoni o bastone coltello, un elastico per il funzionale di qualsiasi tipologia, strong, medium o soft. Oppure potete prendere anche una vecchia camera d'aria o più camere d'aria, legarle insieme e praticamente poi affissarle su una trave o a un qualsiasi supporto che vi permette di mettere in tensione l'elastico o la camera d'aria e praticamente incominciare a fare un esercizio, okay, di tensione per aumentare la potenza, incominciate a fare un po' di allenamento tirando da roof block all'angolo 1, da roof block all'angolo in guardia all'angolo 2 e così via. E incominciate praticamente a fare un po' tutto quello che può essere il vostro bagaglio tecnico. Ma la cosa più interessante è questa. Fissate entrambi le estremità. Io ora devo un po' improvvisare per i media, ma una volta fissato bene il vostro elastico, potete incominciare a tirare i vostri colpi. Attenzione, ci sarà un richiamo molto veloce perché l'elastico è come se subite un controcolpo, perciò imparate anche se tirare e controllare il controcolpo. Se invece volete effettuare movimenti veloci, attenzione che il richiamo del bastone è molto veloce e dovete avere il controllo che non ve lo sbattete in testa. Per gli amanti del sinavali, potete effettuare il sinavali di base, ok? Veloce. Oppure doppiando con gli abanico, potete aprire alto, basso, alto, basso, alto, basso. Potete fare la vostra figura 8, che è il vostro cop-cop, i curvados, ok? Potete effettuare magari, non so, tan tan qui dentro per i choke al collo, ok? Magari anche per le trancadas. Potete effettuare qualsiasi tipologia che va a intrappolare il bastone, il corpo o il collo del vostro avversario. Ora, sempre tutto improvvisato, vi farò vedere un altro attrezzo da allenamento, sempre fatto con l'elastico, vado ad annodare il mio dummy improvvisato. Che poi ragazzi vi dico, non c'è limite alla vostra creatività. Ora io metto qui un fermo per non far scivolare giù il tubo, perché come detto ragazzi, tutto improvvisato sotto la pioggia. Ora qui potete effettuare le stesse cose, potete incominciare a fare il vostro sinavali, i curvados, i puntas, ok? Il redonda. Ora io qui non posso fare molto rumore perché la gente ha la pausa del pomeriggio, ma vi faccio vedere un'altra cosa. Sempre dal dummy
fatto così, vado ad applicare uno stick che mi permette ogni volta che io lo colpisco, questo ruota e mi porta dall'altra parte, no? La parte lunga può essere la minaccia di un bastone, la parte corta di un coltello. Vado ad allenare queste rotazioni qui. Ora, sicuramente farò un video più dettagliato appena ci sarà un po' di bel tempo, ma lo sapete, io ci tengo a darvi dei consigli e non vi chiedo mai nulla in cambio e non voglio nulla in cambio. Ognuno si deve allenare alla meglio e come detto ragazzi, se il video vi è piaciuto, come dicono i YouTuber, mettete un like, iscrivetevi al canale e consigliate. Io non monetizzo col canale, non penso di voler mai monetizzare e se il video non vi è piaciuto, ragazzi, me ne frega un cazzo. Ciao.